che è il nostro professore di ordinario di diritto privato comparato, che si è occupato in più occasioni di regolamentazione italiana delle piattaforme digitali, di tutela dei diritti fondamentali proprio nel contesto digitale, e che quindi ci dà un'idea di quella che è appunto la prospettiva privatistica. Grazie, grazie davvero per l'invito, davvero un grande piacere poter discutere con tanti amici. La relazione di Lorenzo Casini ha già appunto toccato alcuni degli aspetti più importanti che sono oggi al centro del dibattito. Mi fa davvero un grandissimo piacere peraltro poi poter discutere con Alberto Gambino, che è presidente dell'Associazione Italiana del Codice di Internet, di cui io faccio parte, e su questi temi abbiamo già avuto modo di confrontarci in passato. Ho preparato qualche slide per rendere più che altro una presentazione poco pesante data l'ora e ricca di immagini. Il tema del mio intervento è verso una privativa sulle immagini dei beni culturali, e dico subito che mi occuperò soprattutto dei beni che sono liberamente visibili dall'esterno, quindi scorporo dalla mia attenzione tutto ciò che fa parte delle collezioni museali, archivistiche, eccetera, di cui anche si è parlato. Fondamentalmente devo dire che quello che ricordava Lorenzo Casini poco fa è vero, cioè è un insieme di problemi rispetto ai quali i vuoti legislativi si fanno sentire, soprattutto nel nostro paese, ma rispetto al quale l'attenzione degli operatori e l'attenzione della giurisprudenza è quanto mai viva. Per segnalare appunto l'attenzione alla giurisprudenza, richiamo subito una decisione che ha segnato l'avvio del dibattito, che ha coinvolto tutti i giuristi europei in questi ultimi 15 anni. Ed è una decisione del 1999 della Corte di Cassazione francese, in un caso estremamente controverso, che ha a che fare proprio con beni culturali. Questo è il Café Gondrin, che è il primo locale liberato dagli alleati dopo lo sbarco in Normandia, e che era divenuto, è divenuto un luogo storico di proprietà privata dei coniugi Gondrin, che pubblicavano delle cartoline rispetto a questo luogo. Rispetto ad alcune cartoline che non avevano ottenuto la licenza messa in commercio dai terzi, i coniugi Gondrin agiscono sostenendo che vi fosse stata una violazione dei loro diritti. Che tipo di diritti? Non esistendo nel Code della proprietà intellettuale, nella disciplina francese, una privativa specifica sull'immagine delle cose, non fanno altro che ricorrere al celebre, nobile articolo 544 del Code Napoleon, il diritto di proprietà sulle cose. E la Corte di Cassazione si mostra sensibile a questa tesi e riconosce un diritto di proprietà sostanzialmente intellettuale come accessorio del diritto di godimento e disposizione del proprietario di una cosa. Quindi sostanzialmente in maniera silente crea un diritto di esclusiva sulle proiezioni incorporali del diritto di proprietà. Questo scatena un dibattito che coinvolge giornalisti, coinvolge editori, giuristi, eccetera, e che porta il tema dell'immagine dei beni all'attenzione della cultura giuridica europea. La Francia fa retromarcia, come spiegherò a breve, ma ancora la questione è particolarmente discussa. Il Bundesgerichtshof tedesco, la Suprema Corte di Cassazione, solo nel 2017, l'anno scorso, decide un altro caso molto importante sulla pubblicazione nel declinato di un'agenzia di viaggi dell'immagine di una nave su cui era stato apposto un disegno da parte di un noto artista tedesco, e si discuteva se gli armatori di questa nave avessero, insieme poi all'autore di questa opera d'arte, avessero il diritto di inibire gli sfruttamenti commerciali di questa immagine. È una questione interessante sul piano giuridico, testimonianza che poi le proposizioni normative sono sempre passibili di una pluralità di significati. Si discuteva se la norma del diritto d'autore tedesco, che riduce e restringe il copyright rispetto alle opere che sono site sulla pubblica via, si applica anche a un oggetto, a un bene che è tipicamente mobile e che non è sito esclusivamente in un luogo come una nave. E quindi evidentemente con l'effetto della possibilità di sfruttamento commerciale dell'immagine si riragiona, si pongono nuovamente in considerazione le vecchie norme, legge sul diritto d'autore tedesca, risale ai primi del secolo, che appunto per un lungo periodo di tempo abbiamo dato buona prova di sé.
Io penso che quando ci poniamo il problema dell'esistenza o meno di un diritto esclusivo sullo sfruttamento dell'immagine dei beni, che siano essi privati o che siano pubblici, bisogna distinguere giuridicamente quattro principali categorie di beni o, se volete, di situazioni. La prima categoria è i beni, le cose, su cui insiste un diritto di proprietà intellettuale. La seconda categoria sono le cose site in un luogo non pubblico oppure accessibili dietro consenso del proprietario. Il terzo sono i beni che sono liberamente visibili dalla pubblica via e il quarto sono i beni culturali pubblici. Cercherò di mostrare che l'evoluzione del diritto interno, europeo, comparato in questa materia tende a individuare soluzioni differenti per queste tipologie di beni. Primo, qualche esempio, beni su cui esistono diritti di proprietà intellettuale, è quello di cui anche ci ricordava prima Lorenzo l'interferenza che esiste tra il diritto amministrativo e il diritto di proprietà intellettuale, che si pone anche tra il diritto di proprietà e il diritto di proprietà intellettuale a livello privatistico. Possiamo avere delle cose, degli oggetti, dei beni immobili o mobili che però sono protetti dal diritto d'autore. Per esempio, prima figura sulla sinistra, il Cristo Redentore, che è stato progettato da un architetto che attualmente è di proprietà della diocesi di Rio de Janeiro, rispetto alla pubblicazione filmica. Qui il problema è se il diritto dell'architetto, anche dopo nella fase in cui esiste, nei 70 anni, dopo, fino alla morte, applicando le regole del diritto italiano ed europeo, inibisca lo sfruttamento commerciale da parte dei terzi. Secondo esempio, la Tour Eiffel illuminata, in questo caso è l'opera di illuminazione che merita una tutela come diritto vicino al diritto d'autore, e il terzo esempio ancora è il diritto dell'architetto nella sala concerti di Sydney, nell'Opera House di Sydney. Ora, in questi casi il problema che si pone è duplice. Il primo problema è nel periodo di durata del diritto d'autore. Lo sfruttamento dell'immagine di beni che sono liberamente visibili dall'esterno richiede o meno il consenso del titolare del diritto esclusivo? Ed è un problema rispetto al quale gli ordinamenti danno risposte divergenti. Innanzitutto lo vediamo dalla direttiva comunitaria sul diritto d'autore, che sostanzialmente non si pronuncia sul tema, lascia la libertà agli Stati membri di introdurre deroghe al diritto di riproduzione dell'opera protetta dal diritto d'autore quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici. Come hanno fatto uso di questa discrezionalità i vari sistemi? In maniera difforme. Vi sono paesi nei quali la cosiddetta libertà di panorama, richiamata anche prima, è parte del sistema da lungo periodo, come il diritto tedesco, ed è particolarmente estesa nel suo contenuto applicativo. Vi sono sistemi come la Francia fino a poco tempo fa e l'Italia, in cui della libertà di panorama non vi è espressa garanzia normativa, salvo appunto quelle rare norme, compreso il regolamento del 13 di cui si ricordava. Per esempio, faccio solo questo esempio, l'articolo 59 dell'Urheberrechtsgesetz tedesco, la legge tedesca sul diritto d'autore, prescrive che è consentito riprodurre, diffondere e rendere pubblicamente fruibili con mezzi pittorico-grafici, tramite fotografie o filmati, opere che si trovano permanentemente esposte in vie, strade o piazze pubbliche. Nel caso degli edifici, tali autorizzazioni riguardano solo l'aspetto esterno. Due notazioni, la prima, come vedete, permanentemente esposte in vie, strade o piazze pubbliche, ha dato vita a contrasti giurisprudenziali, l'esempio della nave l'ho ricordato, ma l'altro esempio è del celebre edificio di Hundertwasser a Vienna, dove si discuteva se la foto presa non dalla strada, bensì dall'appartamento al settimo piano del palazzo prospiciente, quindi con una visione non pubblica ma privata, fosse o meno lecito secondo questa norma. Ma ciò che è più interessante di questo articolo è che in qualche modo fa collassare quella dicotomia tra uso commerciale e non commerciale, perché sostanzialmente legittima qualsiasi forma di sfruttamento, compreso lo sfruttamento commerciale. E la logica sottostante è che tutto ciò che è liberamente visibile è soggetto a un principio di libertà di riproduzione. Un paesaggio, scriveva Rouart ai primi degli anni 20, è liberamente visibile da chiunque, quindi liberamente riproducibile. Questa è la logica sottostante alla legge tedesca. Il modello danese, il modello inglese applica una libertà di panorama ma esclude l'uso commerciale. Quindi vediamo una pluralità di risposte.
è significativo guardare alla Francia, perché la Francia per un lungo periodo è stato il luogo della protezione più forte del diritto di sfruttamento economico spettante all'autore di un'opera esposta sulla pubblica via, e anzi conosceva anche il diritto del proprietario, come abbiamo visto. Ma nel 2016, con la famosa legge sulla Repubblica Digitale, sulla République Numérique, si è introdotta una modifica al codice della proprietà intellettuale, introducendosi la deroga al diritto d'autore per le riproduzioni e rappresentazioni di opere architettoniche e di scultura poste permanentemente sulla via pubblica, realizzate da persone fisiche, ad esclusione di qualsiasi uso commerciale. Quindi introduzione della libertà di panorama in Francia, soluzione di una serie di problemi applicativi, ma esclusione dello sfruttamento commerciale. Quindi monopolio di sfruttamento, almeno per il periodo in cui esiste il diritto d'autore, ma quando il diritto d'autore finisce si creano nuovi problemi, spetta all'autore di un'opera dell'ingegno. Anche laddove non esista un diritto d'autore, può sussistere una fonte giuridica di protezione. E la fonte giuridica di protezione è quella che i tedeschi chiamano Hausrecht, il diritto di inibire l'accesso a un luogo chiuso. Fondamentalmente la stessa logica della legge Ronchey dal punto di vista privatistico si basa, così come si basa l'originaria tutela degli organizzatori di partite di calcio o di baseball, sul diritto di escludere l'accesso a quel determinato luogo vincolato. In questo caso nei biglietti, spesso nelle condizioni generali che sono poste nell'accesso a un sito, si prevede che l'accesso è libero dietro pagamento di un biglietto, ma a condizione che non si prendano immagini, non si riproducano immagini di questo bene. Qual è la differenza rispetto al primo modello di tutela che abbiamo visto? Che in questo caso la tutela che spetterà al proprietario sarà una tutela di carattere meramente obbligatorio e relativo, perché qui è il contratto che fonda la libertà di accesso a quel bene, mentre manca la tutela reale opponibile a tutti i terzi, che era propria del diritto d'autore. E non a caso un'applicazione estremamente importante di questo modello c'è stata in Germania nel 2010, altro famosissimo caso deciso dalla Suprema Corte tedesca relativo al castello di Sanssouci, che è parte della dotazione patrimoniale della fondazione Preußische Schloss, che è una fondazione di diritto privato ma con funzioni pubbliche, che gode anche di finanziamenti in parte pubblici, che è proprietaria del castello di Potsdam e del parco di Sanssouci, e che ha citato in giudizio un'agenzia fotografica che pubblicava su internet immagini a pagamento di vari siti di interesse storico, compreso il castello di Sanssouci, perché nel cancelletto d'ingresso al giardino di Sanssouci era chiaramente scritto che l'accesso era libero, però subordinato alla mancata presa di immagini e riproduzione. Quindi il BGA ha riconosciuto sulla base del diritto di proprietà, ma dandogli di fatto una tutela estesa anche alle applicazioni immateriali, appunto il diritto della fondazione di inibire la riproduzione di questa immagine. Per quanto concerne invece i beni esposti alla pubblica vista su cui non sussiste un diritto d'autore e su cui non è possibile l'esclusione dell'accesso perché sono siti appunto in pubblico, come il Caffè Gondré o Palazzo Grazioli o lo stesso edificio nel quale ci troviamo, la situazione è estremamente controversa. Ma mentre quell'affermazione della Corte di Cassazione francese aveva trovato poi anche dei riscontri in Italia, una famosa decisione sulla barca a vela della Riviera di Rimini, attualmente mi pare che la tendenza sia quella nel senso della riespansione della libertà di sfruttamento dei terzi, dei beni che sono liberamente visibili. Ma non è questo il punto su cui mi vorrei concentrare nella parte che rimane di tempo al mio intervento, perché vorrei concentrarmi sul problema dei beni culturali pubblici, perché è quello oggi più rilevante anche dal punto di vista di politica del diritto. Salto il discorso di Google Street View e arrivo al problema dei beni culturali pubblici. Dal punto di vista strettamente operativo, qual è il regime dell'immagine del Colosseo, dell'immagine dei piani, dell'immagine di Copacabana, dell'immagine del tempio che si trova davanti all'isola di Hiroshima? È possibile fare una maglietta senza chiedere l'autorizzazione e venderla?
è possibile vendere a pagamento cartoline senza chiedere l'autorizzazione del ministro competente? O se lo si fa, a parte l'eventuale sanzione amministrativa che è legata alla violazione delle eventuali regole di diritto pubblico che limitano quella di produzione, sussiste sul piano privatistico un potere di escludere dal punto di vista del titolare pubblico o privato di quei beni culturali? Questo è il problema su cui oggi si discute. Ed è un problema che evidentemente è legato alla tecnologia, perché ciascuno di noi che usa una app può aprire le app di geolocalizzazione in cui sono presenti immagini, o può vedere Wikilove's Monument, i vari siti di Wikimedia con bellissime immagini, beni culturali di tutto il mondo riprodotte, ma il problema è capire fondamentalmente se quei beni sono, tra virgolette, un patrimonio comune, aggiunto, immateriale dell'umanità e quindi liberamente usufruibili in tutti questi modi, in tutti i modi possibili, compresi gli usi commerciali, oppure sono beni protetti da una qualche forma di property right che abbia una connotazione pubblicistica o privatistica. E sul problema non ci sono soluzioni certe, prevalgono i vuoti normativi, come diceva prima Lorenzo, vuoti che sono peraltro economicamente dannosi, non soltanto, che è il discorso che generalmente si fa, per le casse dello Stato, ma anche dal punto di vista dell'efficienza economica, perché in una situazione di incertezza la creazione di circuiti di mercato è evidentemente aggravata. Allora, distinguiamo due modelli che emergono oggi. Il primo modello è e-commerce. Questa è l'immagine del bellissimo Chateau de Chambord, che ha costituito oggetto di una controversia significativa a livello amministrativo in Francia, decisa per errore, scritto con 6 d'età del 2017, in realtà il 13 aprile 2018 il Consiglio di Stato francese ha dovuto decidere una controversia che contrapponeva da un lato i titolari pubblici del diritto di gestione sul Chateau de Chambord e dall'altro le brasserie Cronenbourg, produttrici di una birra, che avevano usato il Chateau de Chambord per la pubblicità di una birra. Questione: le norme del codice dei beni culturali, diciamo, per ipotesi francese, che limitano l'occupazione del bene pubblico all'autorizzazione, subordinano all'autorizzazione dell'autorità competente, sono applicabili all'uso non del bene in senso corporale, ma alla sua immagine? Questo era il tema della discussione, perché qui l'autorità di riferimento aveva inviato alla Brasserie Cronenbourg una richiesta, una fattura, una richiesta di pagamento dei canoni di sfruttamento del bene per diverse centinaia di migliaia di euro per effetto dello sfruttamento commerciale. La Brasserie diceva: ma no, niente affatto, io non ho per nulla utilizzato il bene, ho utilizzato un bene non rivale nel consumo in senso economico, che è liberamente visibile e che è quindi oggetto di una libertà di panorama e di sfruttamento. Come decide il Consiglio d'Età? In senso conforme alla prima e alla seconda istanza, e in questo in una maniera divergente rispetto a una precedente pronuncia che aveva a che fare con beni non liberamente visibili, il Consiglio d'Età in questo caso dice molto chiaramente che la disciplina pubblicistica che regola l'autorizzazione non è applicabile alle appendici immateriali dei beni stessi. Quindi per questi sussiste una libertà di sfruttamento. Richiama la giurisprudenza francese, da quella di Cassation sul Café Gondré e le sue modifiche fino al 2011 che eliminano la presenza di un diritto di esclusiva, e poi, ecco qui il punto su cui adesso arriviamo, dice: certo, la situazione normativa è cambiata, ma non è applicabile a questa fattispecie. Quindi, applicando i principi del diritto francese sino a quel momento, lo Chateau de Chambord sarebbe un bene liberamente utilizzabile da chiunque. Dove va la tendenza del diritto legislativo, diciamo, piuttosto che giurisprudenziale? Qui siamo ancora nell'esempio ben noto a tutti del codice dei beni culturali, gli articoli 107 e 108 che prevedono la necessità di autorizzazione, il pagamento dei canoni di concessione per la riproduzione nonché l'uso strumentale precario di beni culturali che siano in consegna, rispetto al quale si pone evidentemente un grosso interrogativo. I beni che sono in consegna sono soltanto i beni che sono, diciamo, all'interno di una collezione museale, sono all'interno di uno spazio chiuso all'esterno, o devono intendersi come beni in consegna anche le appendici immateriali? Cioè il Colosseo certamente è un bene in consegna in quanto bene corporale, ma la sua immagine
può ritenersi ricompresa dalla disciplina del 107 e del 108? Lascio un punto interrogativo perché su questo le amministrazioni hanno dato delle risposte più diverse, sono state interrogazioni parlamentari che hanno tranquillizzato circa l'esistenza della libertà di Panama. Di fatto, finché non c'è un caso pilota e che finché la questione viene portata di fronte alla giurisdizione amministrativa o per ipotesi civile per gli aspetti di carattere privatistico, non possiamo dire con certezza. Possiamo però individuare una tendenza a livello comparato, che è una tendenza, a mio avviso personalmente, abbastanza preoccupante, anche se esistono degli argomenti a suo favore. La tendenza è quella della privatizzazione. Molto nettamente, da quando una proposta di introduzione di una royalty sulla riproduzione delle piramidi fatta in Egitto alcuni anni fa è discussa dall'Economist più che altro come una boutade, in realtà ha preso piede. Una famosa commissione francese, la commissione de Vigier del 2005 sull'economia del patrimonio immateriale pubblico, aveva sostenuto l'ipotesi di introdurre una forma di royalty sulla riproduzione dei beni immateriali pubblici. Si è prodotto in realtà questo modello nel 2016 con la modifica del Code du Patrimoine, con l'introduzione dell'articolo 621-42, in cui si prevede che l'utilizzazione a fini commerciali dell'immagine degli immobili che costituiscono i domain nationaux, e la definizione di domain nationaux comprende i compendi immobiliari che hanno una particolare rilevanza per la nazione francese, per la sua storia, per il suo valore simbolico, e sono individuati per decreto, e il Château de Chambord è stato nel 2017, quindi dopo che la causa è iniziata, introdotto in questa lista. L'utilizzazione a fini commerciali dell'immagine di questi beni è subordinata all'autorizzazione del gestionario pubblico, e questa autorizzazione può prendere la forma di atto unilaterale o contratto con la presenza o meno di condizioni finanziarie di sfruttamento. I canoni tengono conto degli vantaggi di qualsiasi natura procurati al titolare dell'autorizzazione. In buona sostanza, l'idea di fondo è che in una situazione di crisi dei bilanci pubblici, in una situazione in cui i profitti che i soggetti privati possono ottenere attraverso lo sfruttamento commerciale, profitti peraltro non limitati al territorio nazionale, perché la dinamica dello sfruttamento dell'immagine è tipicamente transnazionale, e che quindi possono essere soggetti a tassazione diversa anche da quella interna, l'argomento è: introduciamo una forma di monopolio, come il monopolio sullo sfruttamento, a vantaggio delle amministrazioni pubbliche, sostanzialmente per finanziare le attività di restauro e di conservazione. Questo è un modello che sta crescendo e che si sottopone, adesso questo mi avvio alla conclusione, a una serie di valutazioni anche critiche. Diciamo che ci sono tre fondamentali problemi di policy che il nostro diritto ancora non risolve. Primo, inserire la garanzia della libertà di panorama nella disciplina del diritto d'autore è sufficiente? E già, perché il tema della libertà di panorama non è soltanto relativo al diritto d'autore, ma copre, come abbiamo visto, anche il diritto di proprietà. Quindi quando oggi si discute della revisione della direttiva Info Society, e il tema della libertà di panorama è stato una delle questioni su cui abbiamo discusso recentemente, più dibattute, coglie soltanto un pezzo del problema. L'altro pezzo è quello che diremo della possibilità di estendere la proprietà agli aspetti intangibili del corpo. Secondo problema, l'eventuale eccezione a diritti di esclusiva d'autore di marchio, perché poi sappiamo che esiste anche la possibilità di registrare come marchio gli elementi del patrimonio territoriale architettonico dello Stato, articolo 19 del codice proprietà industriale, deve limitarsi agli usi non commerciali o estendersi anche agli usi commerciali? Quindi come il modello tedesco o il modello danese-inglese. In terzo luogo, la disciplina del codice dei beni culturali si applica ai beni siti sulla pubblica via liberamente visibili, e su questo evidentemente ci sono diversi argomenti di policy che come dire, condivido con voi per rimettervi al dibattito. Ma appunto, dal primo punto di vista, la tutela proprietaria si ritiene necessaria per finanziare la conservazione del bene, per assicurare l'efficienza nella circolazione di mercato, perché solo attraverso una forma di tutela esclusiva che si può attribuire una licenza di sfruttamento a coloro i quali la valutano di più, secondo il modello di insegnamento del diritto, diciamo, banale. Il terzo, c'è un valore simbolico e reputazionale per una serie di elementi del patrimonio architettonico, storico, culturale della nazione, quelli che in Francia si chiamano i domaines nationaux, che soltanto attraverso il
il potere discrezionale, arbitrario del proprietario possono trovare una forma di sfruttamento conforme a questa forma di diritto. D'altra parte si possono contrapporre una serie di argomenti. Primo, l'attività di conservazione è già finanziata attraverso la fiscalità generale, quindi un'imposizione di una royalty significa imporre in capo al soggetto, titolare peraltro di una libertà di intrapresa economica, una doppia forma di tassazione. Secondo, il profitto monopolistico non è necessario per produrre un bene già esistente, già perché la logica che non ci dobbiamo dimenticare quando parliamo di beni incorporati su cui si basa la disciplina del diritto d'autore è che un diritto d'autore, un monopolio, una limitazione quindi le libertà altrui di informazioni, di intraprese economiche e via discorrendo è utile sul piano giusto economico soltanto quando è necessario incentivare la produzione di un bene che altrimenti non si potrebbe proteggere perché appunto non rivale al consumo e quindi non potrebbe essere efficientemente prodotto. Ma nel caso dei beni, delle cose, parliamo di beni già esistenti, rispetto ai quali non è necessario un profitto monopolistico per incentivare l'attività di creazione rispetto ad esempio a un medicinale che richiede investimenti finanziari. Terzo, il grosso problema del quale non mi pare si discuta sufficientemente, per esempio nel modello francese, è la tendenziale abnormità di una forma di privativa che è priva di una limitazione temporale. Perché tutto il diritto moderno alla proprietà intellettuale è basato su questo scambio, monopolio, ma monopolio limitato nel tempo, versus creazione, invenzione, attività socialmente produttiva. Ma noi in questo modo stiamo creando una forma di monopolio, di fatto, di sfruttamento a favore delle pubbliche amministrazioni, senza un'attività da creare, illimitata nel tempo. Quindi molto oltre quello che la stessa proprietà intellettuale richiede a fronte di requisiti di tutela molto più elevati. E questo è un problema, diciamo, di asimmetria della disciplina che va preso in considerazione. Quarto, il rischio di anti-commons, che è un problema più generale, non è relativo ai beni culturali, ma è il rischio della nostra società. Cioè, come diceva Stefano Rodotà, Internet ci apre le porte alla libertà di conoscenza, ma subito dopo il capitale le richiude. E il problema vero, che ce lo ricorda Lawrence Lessig in un libro Future by Ideas, di fatto oggi per fare un film il luogo più sicuro è stare in una stanza chiusa con una sedia che non sia oggetto di un design, perché se io filmo la realtà in cui mi trovo intorno ho tante forme di diritti esclusivi da liberare attraverso negoziazioni che si crea un ostacolo tendenzialmente pericoloso alla possibilità di compiere attività socialmente utile. È una delle ragioni per cui ci si è opposti così fermamente al riconoscimento di diritti di brevetto sui segmenti del DNA isolati e non modificati artificialmente. Ultimo punto, il valore simbolico di una nazione che è iscritto in determinati beni è un dato assolutamente rilevante, però il diritto attribuisce forme di tutela indiretta attraverso le cosiddette liability rules, attraverso regole di responsabilità che possono essere per esempio le regole relative alla tutela dell'identità personale generalmente applicabili anche agli enti pubblici e che è stata applicata dalla giurisprudenza pure a tutela dell'immagine, delle cose, proprio nel caso della Cassazione del veliero. Due cenni solo per concludere. Il primo, non dimentichiamoci i rischi per la libertà di espressione. Quando noi creiamo una forma di privativa su beni culturali pubblici, creiamo un possibile strumento che inibisce l'uso per finalità di informazione e anche di critica politica. Questo è il Gay Pride, ricorderete, nel 2016, la pubblicità del Palazzo della Civiltà del Lavoro a Roma, che era stato concesso alla società, mi pare, Fendi, nei temi diritti, e che aveva usato il diritto sull'immagine di quel bene per contestare la possibilità di usarne l'immagine per la pubblicazione del Gay Pride. E qui evidentemente il rischio di una esclusiva non limitata sul piano contenutistico, ma la legge francese fa questa distinzione, è quello di inibire la libertà di espressione. E infine l'immagine che richiama il discorso di Lorenzo, che è quello dello sfruttamento commerciale visivo del decoro del David, appunto, che è conservato negli Uffizi, Galleria dell'Accademia. E il problema appunto che aveva visto qui il Ministero
Certamente in questo tipo di ipotesi possiamo pensare ad altra forma di tutela indiretta, non necessariamente concentrandosi sul diritto di proprietà. Però ripeto, il tema è oggetto di grande discussione, quindi credo che sia importante non soltanto fare un'esegesi delle norme, ma avere ben chiare le conseguenze che sul piano della politica del diritto possono avere l'una o le altre soluzioni. Grazie.